Vai piano però, guarda che questo è lo sportello aperto. No, Marta, Marta, che c'è? Ti prego. No, non mi guardare! Sbandando pure mi guarda. E tu non mi fare. Mamma mia, che giornata. Stare così. Hai visto? Oh, mamma mia, stavo uscendo una macchina. Sì, sei bravissima. Il tuo non aver paura. No, 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 no. Luca. Non c'è niente. Allora, Lu, no, no, è la prima regola. Marta, Marta, sei vicina al muro. Sei vicina al muro. Dove devo andare? Non contro il muro. Guarda un piccione. Non guardarlo. Contro la macchina. Ma che giornata è oggi. Ciao raga, come state? Tutto bene? Oggi è una giornata speciale. Sì, è una giornata speciale perché tra i mille scherzi che mi ha fatto Luca, almeno una cosa carina la fa. Voglio andare a vedere la nuova macchina di Marta. Yeah! Però non sarà la nuova macchina di Marta, sarà la nuova macchina usata di Marta. Perché usata? Perché da quanto mi hai detto fai un sacco di incidenti che perché dovremmo... Ma li ho fatti mica con la mia macchina. Ah beh, cambia la situazione. Li ho fatti con altre macchine per gli incidenti. Quindi stiamo andando a vedere delle macchine usate. Sì, forse per è il caso motivo. Di prendere una macchina usata, hai ragione. Eri la prima a dirmi, prendiamo una macchina usata. Però sarà una macchina usata perfetta, perché noi in questo momento ci stiamo affidando a Car Vertical, che è un'applicazione, ma anche un sito internet, dal quale voi potete verificare la veridicità dei dati che avete su quella macchina tramite il codice VIN, che è il numero di identificazione dell'auto che viene stampato su parabrezza, sulla carrozzeria, vicino alle ruote, nei documenti, e ogni auto praticamente ha questo codice di identificazione ed è unico per ogni auto e voi potete vedere se è stata rubata, se i chilometri sono reali, se ha fatto tutto, incidenti, anche le multe. C'è tutto, ti mandano proprio un report sopra il tuo account dell'applicazione. Oltretutto costa 19,99€, ma ora è in sconto al 25%, ma quando ti colleghi sul sito puoi richiedere un altro 10%. Buono, vabbè, comunque è come se cioè, fosse una carta d'identità del veicolo, quindi non possono darci fregature, cioè adesso noi andiamo a vedere. Se lo utilizziamo. Facciamo la foto del codice VIN delle macchine che ti interessano, poi e dopo le controlliamo e vediamo comunque se è tutto a posto in quell'auto. Mi sembra un ottimo modo per... Ma sai perché? Io che non ne capisco di auto, ho visto un sacco di auto per esempio usate anche sui vari siti, insomma, dove vendono le auto, si possono mettere anche privati, no? Oltre che magari rivenditori di auto normali. E ho sempre il pensiero è sì, ho capito, ma se quella macchina ha delle cose che non mi ha detto. Vi lascio il sito internet in descrizione nel primo commento, Car Vertical, segnatevelo perché secondo me è fondamentale nel momento in cui vi interessa acquistare una macchina usata, ok? Bene, allora andiamo alla ricerca della mia auto! Pronta? Sì! Andiamo! Sì! Eccoci qua! Allora, praticamente tutte quelle che stiamo vedendo qua sono vendute, quindi dobbiamo andare... Ah, sono già vendute? Ah, lo sai che non avevo capito, ma quella che abbiamo visto lì, la Jeep nera, non è venduta? Sì. Non ti piaceva? No! Ma va, guarda che bello il Wrangler così! Questa sembra... mi piace! Come la mia! E la tua? Sì, però più nuova. Ma quindi sempre sulla Jeep vuoi puntare? No, anche una 500 mi piace. No, una macchina utilitaria. Una city car. Una city car piccolina mi serve okay, a me. Ok, va bene. Una cosa piccola, che se la rompo almeno è piccola. Ok. C'è sempre sta cosa che la posso rompere, capito? Qua, ma il tipo ci stava prendendo in giro quando ci ha detto di usato, il chilometro zero non c'è tantissimo. È tutto pieno, guarda quanto la piace. In ordine cromatico tipo, questa raga. Ti piace? È bella massiccia ed è carina. Non ti piace te? Perché no? Bella, è una 500 bella grossa. A te si può peso? Non penso. Fai la foto e poi le controlliamo in macchina. Ok, va bene. Questo qua è il codice di identificazione. Perfetto. Sei contenta? Apro Car Vertical, vuoi acquistare o vendere un veicolo usato? Evita problemi costosi consultando la cronologia dell'auto, inserisci il VIN e ricevi subito un report del veicolo. Controlla l'auto ora. Generazione del report in corso. Registri nazionali, guarda se forse dell'ordine. Database della polizia nordamericana, ufficio investigazioni. Furto? No, questo veicolo non è ricercato come rubato. Uff, che paura. Non sono reperibili dati su questo veicolo danneggiato, non è stato utilizzato come taxi. Chilometraggio, nessun problema rilevato, è tutto ok con la macchina. Quella macchina lì. Danno, non abbiamo rilevato incidenti significativi durante l'analisi della cronologia. Luca non lo sa, adesso guido io.
Sì, no, no, questa è così. No, Luca! Scendi dall'auto! No. Scendi dall'auto. No, Luca, no! Cosa ci fai? Dai, guido io! Non mi posso distrarre un secondo che mi rubi la macchina! No! Di? No! E cosa? Vai davanti. Ah, retromarcia. Retromarcia, però devi girare. Aspetta che dietro c'è un palo. Ma va, oi Luma, sei scemo. No, Marta, ma la retro mi hai mai visto farla così velocemente? Perché tu non sei pratico, Ludi. Io guido meglio. No, è quello che mi spaventa. E adesso L. No! No, di. Sì, ma aspetta, Marta. Che c'è? Sopra la macchina stanno. Stai zitto, che io sono capacissimo. Quella, no, però non queste accelerate, Marta. Quale accelerate? In curva, mentre stiamo col marciapiede di punta che ci sali sopra. È vero che fa un caldo, non ti fa caldo a te? Sì. Vai piano, però, guarda che questo è lo sportello aperto. No, Marta. Ti prego. No, non mi guardare! Sbandando pure mi guarda. E tu non mi fare. Mamma mia, che giornata. Stare così. Hai visto? Oh mamma mia, stavo uscendo una macchina. Sì, sei bravissima. È il tuo non aver paura. No. Luca. Non c'è niente. Allora, Lu. No, è la prima regola. Marta, sei vicina al muro. Dove devo andare? Non contro il muro. Guarda, un piccione. Non guardarlo. Contro la macchina. Ma che giornata è oggi? Frena. Qua la precedenza. Non c'è nessuno. La precedenza. Non c'è di qua. A sinistra. La vecchietta. La vecchietta se l'è vista brutta. Qua è tutta dritta. Qua siamo tranquilli. Non ci sono nemmeno macchine. Marta, non devi andare contro il muro. È distante quella macchina, ti prego. Piuttosto rallenta, perché così veloce? Ora io direi di fermarci a fare un attimino colazione. Sì. Poi andiamo a vedere un'altra macchina usata. Sì. E poi, se vogliono, vanno sul tuo canale, i nostri amici, a vedere te che guidi la mia auto. Va bene. Ok? Che la guido benissimo. Sì. Ma io non capisco perché devi accelerare in curva. Quello in bici, guarda che sono in due. Sono anche facciamoli colorati. Passare, vada. Sono anche colorati. Aspetta, frena, gli hai detto vada. Eccello. Frena! Frena. Tanto sentito dire frena. Loro non si sono fidati di me che frenavo e hanno detto facciamola passare. C'ero io che stavo pregando qui. Guarda questa 12.000, 11.000. Carina questa. No? A me questa mi fa pagare. Ma come? Non la voglio. Ok, allora ho trovato la macchina per te. Guarda. Questa? Sì. Va bene? Wow. Va bene questa? Sì, fammi una bella foto. Va bene, io invece opterei più per questa. Cosa ne pensi? Sì, vanno bene tutte. Vabbè, sì. Però devi prendere una scelta. Però se volevi... non l'abbiamo visto qua su Alfa Romeo. Dov'è il reparto okay. Nissan? Puntare su una Nissan, no? Sì. Sei sicura? Sì, cerca Nissan. Vabbè. Nissan Juke. La 500 l'abbiamo vista. 500 mi piace. E quella non è brutta. No, quella non è affatto brutta. Guarda, è questa bella. Laigo Connect. Sì, dai, questa non è male. Quindi poi rossa, no? Però rossa è solo la Ferrari. Vabbè. Dopo questa. Ma guarda quanto è grossa, guarda questa quanto è piccola. Tu devi andare in giro per Milano, mi non vuoi mettere? Toyota. Allora ci facciamo le foto di tutti i codici VIN. Dopodiché andiamo in macchina e controlliamo se queste macchine sono ok. E poi in caso andiamo avanti. Va bene. È la peggior giornata della mia vita e del mostro a quanto pare. No, il mostro sta benissimo. Sì, è un po' traumatizzato. Ma senti, ma secondo te perché tutti mi fanno passare? Perché si spaventano. Di me? Sì. Stop. Sì, devi aspettare ora. Aspetta. Guarda, mi hai fatto superare da una carretta di Citroën. È una Picasso. Una Picasso, come dice. C'è un Defender, il cugino inglese. Dice la Picasso. Questo qua è il Defender, il cugino inglese! Spostatevi tutti! Che cosa stai facendo? Che mossa è stata questa? Suona lui! Scusa!
non litigare con le persone che per me la graffiano la macchina, ti prego. Che suona quello lì? Quello si suona? No, qua... Si suona cosa? La parete. No, Marta, basta, stop. No, sono fuori dalle strisce, Lu, stai zitto. Ecco, gliel'avevo detto che andava messa più avanti la macchina. Lui no, sì, no. Ma devi fare piccoli passetti. Oh mio Dio, ho dimenticato la mascherina. O ce l'ho? No, è qua. Ah, grazie. Non ho il tuo cellulare. Grazie. Lasciameli in macchina, mi raccomando che me li rubano. E mi spaccano i vetrini perché te lasci il cellulare. Madonna mia, voglio la mia macchina, Lu. Siamo appena entrati in un nuovo concessionario. Nuove e macchine. Ora praticamente vediamo se c'è qualcosa che gli piace. 9.000 euro questa. Ah, Lu. Questa ti piace? Quella gialla. Quella gialla, come un taxista praticamente. Mi piace, guarda. Come che i vecchi taxi. Guarda che bella. Bella, Opel. È un Opel. Sì. Usato. A 8.007. Va bene. Dai, faccio la foto al codice VIN. Questa mi piace. È proprio come te, bella colorata. Infatti io sono colorata. Poi lo sai cosa si fa quando si vede la macchina gialla? Che cosa? Macchina gialla. Aia, ma sei pazza. Si fa così. Allora non comprarla. Controlla la tua auto ora. Ok, ora parte la generazione del report in corso per vedere la futura auto di Marta. Poi mi sento investigatrice. È vero, sai? È bellissima sta cosa. Ma poi sono contento che finalmente la tua auto. Ora... Io, cioè, sinceramente, non mi hai fatto nemmeno. Peso. No, però ora non mi vuoi far tornare a casa. Siamo nel parcheggio di un centro commerciale, raga. Io lo ammetto. Perché dopo dobbiamo andare al centro commerciale? Ecco. E invece, se eri con la tua auto, io andavo a casa a giocare alla PS5, che non ho. Il report è pronto. Accidenti, non è stato usato come taxi. È stato fabbricato. Attività individuata. Il paese dello stato indica la sede dell'impianto di produzione, ubicazione, stabilimento, assemblaggio e l'indirizzo di registrazione del fabbricante. La data potrebbe essere indicativa. Vediamo se è stato rubato da qualche parte. No, in nessun paese. Ok. Attenzione, elenco precedente dell'origine del furto. Chilometraggio 10 nel 2016. Allora, aspetta, 41 ho detto. Totali. 41.000, 10 chilometri. È impossibile. Opel, benzina, vedi, anno di produzione 2016, modello 2016. Manuale, guida a sinistra. Strano che comunque in così tanti anni non abbia fatto più tanti chilometri. Tanti chilometri, né? Secondo me è una fregatura. Dici? E quindi ora rimane il dubbio. In ogni caso, raga, io in descrizione vi lascio il sito internet di Car Vertica che potete scaricare comodamente dal vostro smartphone. Secondo me è un'app molto utile perché, vedete, in questo caso c'è un'incongruenza. È possibile che in così tanti anni, a meno che non è stata tenuta ferma per molto tempo, in ogni caso non va per niente bene perché è una macchina ferma, comunque non va bene. E quindi niente, raga, ci vediamo alla prossima puntata dove vi faremo vedere altre macchine. Quindi la ricerca sicuramente continua, non finisce qui. E useremo sempre Car Vertical, anche perché ci sembriamo un po' dell'FBI. È vero, è bello. E ora centro commerciale. No! Andiamo, cucu. Perché? Se avete delle macchine da consigliare per Marta o delle macchine usate, scriveteci che noi vi controlleremo. Che viene Car Vertical. E no, davvero, consigliateci delle macchine perché comunque non è che siamo super esperti e quindi il vostro consiglio noi lo leggiamo molto volentieri. Ciao! Ciao, raga! Non consigliatemi Ferrari Lamborghini che non ha senso, vi prego.